proposito del mestiere di matematico. Era questo, giusto per rompere un po' il ghiaccio. Allora, in realtà io non mi occupo di matematica, insomma, cioè, dovrei farlo ma non sono all'altezza, mi occupo invece di didattica della matematica. E mi piace vedere come la gente, i ragazzi soprattutto, gli studenti, mettono in moto meccanismi incredibili per costruire la matematica, per cercare di andare incontro alle richieste dei loro docenti e costruire i concetti matematici. Vi assicuro che ci sono delle occasioni in cui uno rimane esterrefatto dalla capacità creativa che hanno gli studenti, specialmente quelli più piccolini, perché dopo più si cresce con l'età e più ci si incartapecorisce, insomma. Ma i piccoli, se sono ben spinti e non sanno bene che cosa si voglia da loro, creano cose incredibili. Allora, ho un episodio che è accaduto qua a due passi, quindi non posso non raccontarlo. Si chiama Argenta. Non dirò di più, perché se anche soltanto facessi un nome, potrebbe essere nome di persona conosciuta nel frattempo, un bambino. Allora, devo però fare una piccola premessa di carattere didattico. È molto interessante chiedere ai bambini molto piccoli di risolvere un problema che per loro è un problema, ma che per ragazzi più grandi sarebbe un banale esercizio. E adesso mi spiego. Se uno studente di 13 anni, di terza media, si dà il diametro di una circonferenza e si chiede quanto è lunga la circonferenza, si auspica che un numero non nullo, insomma, di studenti applichi una formuletta da 4 soldi e ti dica: prendo il diametro, lo moltiplico per pi greca, per 3,14, e ho la lunghezza della circonferenza. Si auspica, perché poi non è detto, insomma, però uno spera che questo succeda un numero di volte rilevante. Ma se voi lo chiedete a un bambino di 7 anni, questo ha tutto il diritto di non avere la minima idea che esiste pi greca, che esiste 3,14, può anche pensare che ogni circonferenza vada per conto suo, che non ci sia una costante nel rapporto tra circonferenza e diametro. Allora è molto interessante vedere che cosa mettono in campo i bimbi per cercare di misurare questa circonferenza di dato diametro. Allora, Argenta, scuola elementare, c'è anche la direttrice presente, e i bambini di 7 anni vengono invitati a misurare una circonferenza, ce l'ha lì davanti, c'è il diametro, ve lo disegnate, calcolate voi. So che i bimbi si buttano disperatamente perché vogliono fare bella figura, si è creato tutto un clima notevole, positivo, e quindi c'è chi tira fuori il goniometro, perché non aveva mai capito a cosa servisse questa cosa tonda con tutte quelle tacchette. Poi il goniometro dentro non ci sta, Dio buono, quindi capiscono che non è quello. C'è chi prende il righello, la squadra, e cerca di spingerla, di farla scorrere, niente da fare. C'è chi ha il colpo geniale, entriamo nella creatività. Ci metto un filo, poi dopo metto tutto attorno e dopo lo misuro. Ah, ma provateci voi a metterci un filo attorno alla circonferenza, sono cacchi. C'è uno che tiene stretto, l'altro che gira, non ci si fa. Altro atto creativo, incolliamolo. Allora cominciano a incollarla, la incollano bene bene, con molta attenzione, quando arrivano alla fine è incollata. Bene, arriviamo invece al bambino che abbiamo in mente noi. Sto ridendo perché lei sta ridendo, perché la storia è vissuta. Allora, un bimbo dice: ma io non posso. E allora tu pensi subito, ecco, il solito rinunciatario di fronte alle cose della matematica, un po' di creatività, dai, come non puoi? Ah, perché mi ci vorrebbe una matita, una riga, un cronometro. Perché un cronometro? Cioè, come fai? Allora io prendo il compasso, poi faccio il giro e intanto cronometro quanto tempo ci metto, poi prendo la matita, la riga e traccio per lo stesso tempo. Allora abbiamo rettificato la circonferenza cronometrando i tempi in maniera assolutamente geniale e direi proprio molto personale e creativo. Allora, il problema è che spesso ai bimbi non viene lasciata, come dire, la possibilità di esprimersi creativamente in questa operazione, ma immagino che questo è il più specialista Marte di me, forse su questo dirà qualcosa di più. È stato detto matematica, arte, musica, eccetera. E io ho esempi di persone che in mondi totalmente diversi dal mio, per esempio nell'arte figurativa, non si rendono neanche conto di quanta creatività stanno sviluppando, ma non di quella fantasia ciecamente accettata
che sembra una contraddizione in termini e che si deve niente di meno che ad Albrecht Dürer, ma inconsapevole. Adesso voi direte, ma dove va a parare questo? Pronti, esempio. Allora, ho in mente un grandissimo disegnatore, artista, Oscar Reuterswärd, svedese, scomparso da poco, con cui ho avuto il piacere di intrattenere molto tempo della mia vita. E quando ho avuto occasione di conoscerlo, vicino Lund, io nel vedere i suoi disegni impossibili, immediatamente ho percepito delle cose matematiche, cioè immediate. E per ore ho creduto che lui lo sapesse, cioè che lui stesse sfruttando queste cose per fare i suoi disegni impossibili. Per poi scoprire poco dopo che invece lui non aveva la minima idea, lui era proprio un artista, aveva studiato lettere, aveva studiato arte, di matematica non sapeva assolutamente nulla, infatti il primo impatto fu un po' negativo, sapete, la prima cosa che ti dice uno, matematica, ma cosa c'è da fare in matematica? 2 più 2 non fa 4. E allora ti diceva, beh, senti, cambiamo discorso. Ecco, lui cominciò così, però dopo invece nacque una grande amicizia. Allora lui sfruttava delle cose che sono matematicamente molto interessanti, molto rilevanti, ma non si rendeva neanche conto di farlo. Allora questa che cos'è? Una creatività in cui però lo strumento che gli permette di realizzare l'oggetto è inconsapevole. È stato nominato appunto la creatività e la genialità, ed è stato nominato Michelangelo. Bene, la persona più tipicamente genial creativa italiana che viene nominato in tutti i posti del mondo, dopo Totti, è certamente Leonardo. Nessuno mette in dubbio la creatività incredibile di questo personaggio. Anche in matematica. Una quantità, sì, anche in matematica, una quantità enorme di oggetti creati e mai realizzati, ma creati semplicemente sulla carta, come ipotesi. Non usate il suo scafandro se dovete attraversare la Manica sotto il livello del mare, perché non ci arrivate dall'altra parte. Ecco, non voliate col suo elicottero, perché difficilmente riuscirete a sollevare. Però chi mette in dubbio? Quindi c'è qualcosa di molto più profondo, che non è soltanto la realizzazione concreta, soltanto, come dire, alla fine l'aspetto euristico della cosa. È interessante di per sé il fatto stesso che uno ci provi e ci pensi. Io amo molto anche l'idea di una creatività collettiva, perché qui si è molto esasperato il fatto individuale. Ma l'essere umano, nel proseguire nei secoli lo stesso studio e passando il testimone l'uno all'altro lungo il corso di una serie di risultati, in realtà a volte poi fa fatica a riconoscere i singoli contributi di ciascuno. Alla fine quello che si ha è un risultato finale. Allora potrei fare 100 miliardi di esempi, ma ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore, e sono gli algoritmi. Chi ha inventato la divisione? Nessuno lo sa. L'essere umano lentamente l'ha ritoccata. L'essere umano ne ha inventate 800 di divisioni. Noi adesso a scuola tentiamo disparatamente di fare in modo che i bimbi ne imparino una, che è quella, si scrive un numero qua, un altro qua, poi si fa una verticale, così si può usare la macchina calcolatrice, viene meglio, si fa prima, volendo. Però ecco, si fanno i conti a mano. Allora chi l'ha inventata? È un risultato collettivo, un risultato a volte geniale. Un cinese, io potrei anche farlo, ma adesso non c'è, con dei bastoncini, con degli spiedini, insomma, è in grado di fare la moltiplicazione fra due numeri, semplicemente prendendo i bastoncini e mettendoli in un certo ordine. Alla fine conti le intersezioni dei bastoncini e hai già il risultato. E questo secondo me è veramente geniale.